Ciao fans, è una domenica mattina, Luna Colombo sta spataccando con qualcosa, non capisco. Luna Colombo non risponde quando le si parla nell'interfono. No, non sto spataccando con niente, ho sistemato la GoPro perché era storta. Ah, ok. Dai, muovete, su. È bella la vita che scendi, c'è già quella moto pronta, eccetera, e poi dai anche gli ordini agli altri di muoversi. Muovete. Mi sembra che rimanga un po' frenata la moto. Sei te che sei frenato nel cervello. A parte che avendo cambiato le gomme ha smontato tutto, quindi può essere che le abbia rimontate male. Comunque queste offese gratuite di prima mattina non mi piacciono. Comunque avevi fatto cadere le chiavi della lavanderia sulle scale. Infatti le hanno portate giù loro. Se mi lasci prendere tutto a me. Beh, comunque fans, a parte questa querelle mattutina che già mi stanno girando i maroni alle 9, il giro di oggi non lo facciamo da soli perché sono venuti dei fans a dormire qua in hotel e si aggregano a noi per fare tutto il giro. Andrea e Giorgia. Quindi adesso faremo la discesa di Bema piano con le gomme nuove perché ci sono su tipo 5 km su queste gomme. Poi andremo allo Stelvio, scenderemo in Trentino, andremo a Resia, dopodiché torneremo indietro dall'Austria, poi entreremo in Svizzera, faremo tutto il parco nazionale svizzero, poi l'Umbrail, poi scendiamo Livigno, Foscagno, Forcola, Bernina e si torna a casa. Ovviamente faccio da apripista. Luna, vuoi aggiungere qualche contenuto di qualità e di spessore a questa conversazione? C'è un po' una puzza di vacca. Ma chi è che puzza di vacca? Ma sei tu davanti, quindi penso tu. Ah, io puzzo di vacca. Sì. Fatta questa precisazione di qualità, possiamo salutarci e teletrasportarci direttamente a Bormio e farvi saltare l'ora e mezza di statale che c'è da qui a Bormio. Teletrasporto! Bene fans, siamo arrivati a Bormio. Dopo 80 anni di statale? Stavo aspettando che iniziasse l'uno per una volta il discorso, ma niente, il silenzio e il suono dei grilli. Quelli di Bema sono forti di griglia. Ah sì. Mica sono giganti, secondo me sono OGM. Tranne se gli vai contro con la macchina, in quel caso lì si spappolano sulla targa. Qualcosa è andato decisamente storto nella tua vita, caro amico Grillo. Siamo arrivati in quel di Bormio, località turistica di montagna. Cacchio, che discorso vincente! Uè zio, sono a Bormio, faccio la settimana bianca, sono qua col Mercedes. Luna Colombo verrà presa per fare la voce narrante di Discovery Channel. Guarda qua, su Subaru VRX. Quella non è la Subaru Baracca. Guarda quanto va. Che accelerazione della Madonna. Dai, Subaru Baracca. Su, dai, che ce li hai i cavalli. Su. Ah, fans, c'è stato un disguido tecnico, si è spento il termostato. Purtroppo oggi avremo un argomento di conversazione in meno e quindi mi sento un po' come quei settantenni che non sanno che tempo farà domani e non sanno di cosa parlare. Wow. Eh sì, brutti momenti, brutti momenti. Tipo quella coda allucinante che c'è a salire, perché? La Madonna, cosa c'è qua? Cos'è il raduno delle Subaru? Ma guarda che cretino che supera sul tornante. Madonna santa. Vediamo se ti fermi ancora sul tornante o se hai capito che c'è una piazzola. Sul tornante, ma cri. Ma non sono tornante, sono anche al di là della linea bianca. Perché non è ancora passato nessuno a sniffarla. Troppo traffico. Sì, è vero, è devastante. Mi hai detto che non mi mettevi il bastone? E dove c***o lo vedi il bastone, Tarella? Ah. Madonna santa. Alta. E mi sembrava E ti sembrava male? Ma io l'ho sempre fatta lì, però oggi c'è un po' di traffico. e accingiti sotto vicino al cespuglio, sali la rupe Scosceso, eh? e infilali il piede nella zoccola di gnoli. Beh, così mi vedono proprio tutti invece. Ma vai dietro lì, no? Così mi vedono solo quelli che scendono. Bene, tanto non scende nessuno. Oh, mi sento meglio. Occhio che scivoli. Ma perché devi portare sfiga? Va bene, il caso le protezioni. E invece non sono scivolato. Mi sono fatto la pipì sulle mani. Che schifo. Vamos a la playa. Dov'è? Acqua. Luna Colombo, la donna delle frecce sempre accese. Oh!
E si dà la precedenza a destra. Me ne fanno se stiamo per approcciare la salita dello Stelvio. Ci siamo fermati un secondo a far defluire il traffico, a montare le altre telecamere. Occhio, ma porca. Guarda qua che fanno incidenti. Ma chi? Ehi, quello dietro di te. Ah, quello che ha superato in questa maniera. Mamma mia. Cioè, ma poi perché poi non vedo un c***o qua? Ma infatti se non vedo non vado, ma ti pare che vado a rischiare di ammazzarmi? Ma poi che c***o, ne so che scende un camion, ma anche un altro in moto, cioè una qualunque cosa scenda. Luna Colombo, ti ricordo che avendo la 360 in testa... ho capito! Ma perché mi devi rispondere male? Ti sto perché solo ricordando! Ti ho detto di muoverti! Ti ho detto di venire qua velocemente! Ti ho detto che puzzi! Non mi sembra proprio! Quindi non mi rispondere male! Bene, lo so che ce l'ho in testa, però se non ho visuale non riesco a sorpassare, arrivo! Ti ho detto di superare senza visuale? Te l'ho forse detto? Non mi sembra! Ah, e ti sorpassa con l'inganno. L'aria fresca, la montagna, l'odore dei freni bruciati delle macchine. Non manca niente. Ma mi volevi far passare? No, sto andando 25 all'ora perché mi diverto così. Perché era un po' stretto il tornante, non vedevo. Bestia, guarda qua. Tac, tac. E se vuoi adesso scendo a spingerla per farmi passare. Senti, che devi sempre rompere le cosiddette. Perché è nella mia natura. Mamma mia. Non va, non va, non va. Non va, ti ho detto che non va. Occhio dentro queste gallerie che non si vede un tubo. Tenebre, tenebre, tenebre. Tenebre. E adesso parte la zona un po' più bella, un po' più racing di questo passo dello Stelvio. Questa è la terza volta che lo facciamo in un mese e mezzo. Mette nel mirino Luna. No, non mi far passare volontariamente, ti passerò io. Quando meno te lo aspetti, perché è più vincente così. Ah, tornante. Luna Colombo ha l'allargo facile in tornante. Non stringe mai, lei allarga. Diciamo che allargare le viene meglio nella vita. Dai, vai però. Ma ti devo superare con le mie forze. Non voglio che mi fai passare. Vabbè, allora vado. Oh, porca miseria, vacca impestata. Ah, guarda come la supero con l'inganno. Ma ci stiamo? No. Cioè sì, ma no. Cioè sì fino a un certo punto, no oltre un certo punto. Però ti direi di venire perché altrimenti tutte le altre cose le superi nell'era del mai. No, mi si è spenta. Ho capito, ma se non ci stiamo... Ma ci stai dietro di me, vieni, ci stai. No, arrivano le macchine. Non arriva nessuno. C'è la tipa di fianco a me che sta accarezzando la moto. Wow, bello. Via che si va. Paura, sembra la partenza di MotoGP che si schiantano tutti. E si mette dietro le super sportive che perderà la prima curva. Bestia, questi sono pazzi, adesso si fa un incidente. Non sono normali, non sono normali, no. Hanno problemi. Probabilmente gli piace morire. No, vabbè, veramente. Poi vedremo tutti i filmati, veramente la gente sta male. Se andassero tutti piano. Ok, ci sono dietro di te. Caramba! Caramba, che fortuna! O era caramba, che sorpresa. Era troppo facile farlo sull'asfalto, ho deciso di farlo nello sterrato. Ma c'è la mountain bike apposta. In fila per 6 col resto di 2? Beh. Guarda qua. Se invece di stare in mezzo alla strada stavi sulla destra, non ti lamentavi. Occhio, occhio! Occhio, occhio, ho superato la bici, è quello che è un deficiente. Comunque c'è troppa gente, ci sono veramente troppi ritardati deficienti che guidano. Sì. Ti faccio passare a te che così ti controllo le spalle. Fotografo? Guarda che sono lontano dalla macchina. Sì, andiamo talmente piano che siamo in prima.
Non so se la vuole allargare ancora un po' di più. Boh. Ma hai visto dove è andato a fare la curva? Eh sì, ho visto. Comunque alla gente piace proprio superare in contromano, eh. Occhio Luna, che questo lo vedo molto in contromano spesso per superare, eh. Quindi se superi metti la freccia prima che ti tira sotto. Cos'è quanto sta gente? È Subaru. Ma perché non parcheggiare in mezzo alla strada tutti quanti? Beh, questo poi è il capo dei c***oni, dietro la curva. Sì. Si apprestano ad approcciare il rettilineo dello Stelvio? Sì, infatti devo superare sta insignia qua perché mi ha rotto le palle. Sempre che non pensi di essere in Inghilterra che lo fa in contromano il rettilineo. Guarda qua! È la Madonna! Comodo per girare nel traffico. Ma dov'è che va a fare le curve? Ma questo... No, ma ha dei problemi, eh. Pensa di essere in pista probabilmente, che può fare le traiettorie come vuole. Ma più che altro perché se lo superi rischi che ti venga addosso. Infatti sì, per quello sfruttiamo il rettilineo, se non ci sono macchine. Super mega pianura dello Stelvio. Luna Colombo prepara l'attacco, attenzione! Scendo un troppo moto, non si attacca a niente. No, anche perché sta in mezzo e va forte. Adesso qui vede strada libera. Scala la marcia, si mette in scia Luna Colombo, attenzione! Passa Luna Colombo. Eh no, guarda, sta in mezzo. E lo passa con arroganza! Non starò mai dietro un'insignia fino in cima allo Stelvio. Luna Colombo sta dietro l'insignia fino in cima allo Stelvio. Ho sentito un rumore di accelerazione. Mi sa sì, che l'ho passato. Guarda che mi ha rotto il cazzo. Che cattiveria! La gente si vede che gli piace proprio rischiare di morire così. Ah, c'è da fare il segno della croce. Ma veramente oggi ne ho già visti troppi che ha rischiato. Che traffic, sembra di essere in tangenziale ovest a Milano al mattino. Ebbene, si è un po' nuvolato, eh. Speriamo che non faccia mica scherzi che non ci abbiamo l'antipioggia. O li hai presi? No. Ah, Luna Colombo non adempie il suo dovere. Ah, vediamo un po' di acqua, sì. Ma questo col bagagliaio aperto, scusa? Ma ci sono due, ce ne erano due nel bagagliaio. Che facevano le foto quelli in bici? Nuove tecniche cinematografiche! Non credo sia molto legale, onestamente, ma vabbè. Porca miseria! Ma ha rischiato, eh! Ha rischiato, ha rischiato! Cos'è stato? Ha urlato? Sì. Oh, è l'R8, eh? Oh, che ne è da gente con titani, eh? Che miseria. Domani ho altre se impormi la merda. E la prende alla sprovvista? Doppio sorpasso? Non te lo aspettavi, eh? No. Ah, foto Stelvio, attenzione, su una delle curve più brutte del passo, però vabbè, col traliccio in mezzo. E vabbè, cosa ci vuoi fare? Bene, fans, siamo arrivati anche in cima al passo dello Stelvio, cioè anche in cima, in realtà è il primo della giornata, quindi siamo arrivati in cima, appunto, non anche in cima. E comunque fa talmente freddo che mi si appanna la visiera, e non vorrei dire stronzate, ma ho visto delle gocce cadere dal cielo. E la Madonna, di già. Sì, sì. La Madonna, quanta gente c'è su, alla faccia degli assembramenti. Beh, facciamo che ci fermiamo dove c'è un po' meno casino. Sì. Senti che odore di salamella, di panino qua. Beh, mi fermo là in quello spiazzo, Luna. Sud Tirol, Alto Adige. Ah, qua? Oh, guarda qua che bello. Bene, ci siamo fermati un attimo qua a fare il cambio batterie e il paesaggio è tipo così. Mi piacerebbe far volare il drone, ma ci sono un sacco di uccelli volanti e non sono quelli che di solito ci provano con Luna. Guarda che bello. Ma scusami, ma quella lì non è quella che c'era Bema l'altra volta? Bestia.
Io non l'ho visto. Eh sì, è quella blu. Quando non c'eravamo. Ma non mi ricordo se c'era l'Alpine, si chiamava. Eh sì, che io non vedevo la marca. Questo mi sa che era Bema a dormire tipo 3 settimane fa con un gruppo di lussemburghesi tutti in Porsche. Mammo, va. E l'azzarda così? Bene, usciamo dal parcheggio. Adesso facciamo qualche centinaio di metri per pulire le gomme dalla terra del parcheggio. C'è un pullman molto bello. E poi ci facciamo tutta questa discesa dello Stelvio fino ad arrivare a il Trentino, che anzi già qua Trentino, però fino ad arrivare da, ci addentriamo nel Trentino, dove ci sono 33 trentini che trotterellano. E poi andiamo su verso Irresia. Qui davanti abbiamo... No, non è vero, non abbiamo nessuno perché... Ah no, sì, me l'hai accesa tu la Sony. Eh? Ah, se Luna vieni qua che le pareggiamo, sennò diventa un casino. Si è incastrato il pullman. Luna? Arrivo un attimo. Bello, ma comodo tra l'altro da fare in pullman. Ma guarda questi! No, sta male. Occhio! Oh, aiutatelo! E come faccio a lasciarlo qua in discesa? Io non riesco a aiutarlo. Ok. Occhio che ti esce un po' di olio. Ok, sì, sì. I hope it goes. Ok. Mi domandavo come facesse la gente a cadere sui tornanti, l'ho visto in diretta. Guarda, guarda anche questi. Ma in effetti con la moto grossa è un casino, eh. Ah, ma sta andando su a spinta? Ma non è lui, no? Impossibile, mica ha preso un casino con la moto lì. Ah, ok. No, non penso che sia lui. Ma va. No, no. La bici. Ah, ok, no, anche perché... Dai, Luna, vieni qua che le pareggiamo. Senti quell'odore di miscela di motore elaborato. Mi è piaciuta la parte in cui ti ho detto 6 volte di venire qua di fianco e te ne sbatti c***o. No, non è che me ne sbatti c***o. Arrivo. Ma siccome poi li monto io, è un c***o di casino se il pareggio è dopo 3 minuti che è accesa la roba. Arrivo, eh? Eh sì, ti sto aspettando. Ok. Bene, Fans, mi sono sempre chiesto come facesse la gente a stendersi sui tornanti in salita e niente, l'ho visto. Praticamente gli si è imballata la moto, probabilmente ha fatto il tornante in seconda, gli si è imballata, ha messo giù il piede e ovviamente in salita l'ha messo nel vuoto e basta. Poi è una moto che pesa 250 kg con le valigie e non la tieni più. L'unica volta che mi è capitato di avere i pantaloni che mi tirassero, che ho messo giù il piede, anche ho fatto fatica a toccare, non sono riuscito a tenere il 390, figurarsi un GS con le valigie, impossibile. Guarda un altro. Ecco un altro, appena finito di dirlo. Oh, no, aiutatelo. Aspetta che però qua... Ok, ce l'hanno fatta da soli. Ma oggi è la giornata... Oggi è la giornata, boh. Però adesso che è lì così cosa fanno? No, veramente, ma che ansia, che paura. Porca putt... niente. Noi andiamo. Sono loro? Sì. Vedi perché non voglio una moto così da turismo, eccetera? Perché poi è un casino andare in giro sulle strade strette. Col 390 è come andare in bici. Ma
ma perché secondo me fanno i tornanti in seconda e sono stretti. Sì, vabbè, ok, può essere sicuramente che l'abbia fatto in seconda, però può anche essere che l'abbia fatto in prima e, che ne so, ha trovato davanti la macchina o qualunque cosa. Eh beh, quello sì. E poi metti giù il piede e non la tieni quella moto lì, Anche mio papà ha provato. Te l'ho detto, l'ho fatta cadere anch'io da fermo una volta. Ma non c'è niente da fare, cioè col 390 è veramente come andare in bici, e quindi fai inversione come vuoi, quando vuoi, in salita, in discesa. Comunque è US 124 999. Io non penso ne abbiano vendute tante di quelle macchine. Ma comunque c'è, è improponibile scendere. Ma dobbiamo superare il pullman se vogliamo. E non posso più né scendere né salire! Mamma mia che puzza! Mamma che puzza! Ma di cosa? Di bruciato, di gremo, di merda, non so. Lo supera così con cattiveria? No, se no veramente non passava più. Secondo me è il fotografo qua che fa le foto alla gente che si stende sul tornante. Anzi, lo sa e si mette apposta sul tornante dove cadono tutti. Vedo. Ma sei dietro il pullman? Bene, fan, sto aspettando l'una che è rimasta nel traffico. Non la sento neanche più dall'interfono. Oddio! C'è il pullman che è incastrato nel tornante. Cosa? No, qui non ce la facciamo più andare giù, Hai superato nel tornante? No, il pullman era incastrato nel tornante! E lui non ti sento, non è inutile che ti incazzi. E siamo ancora a 2320. Fanzo, prima volta per me in questa strada. Non l'ho mai fatta da questa parte qua. Eccola. Ci siamo, abbiamo superato. Eccola. Stiamo scendendo. Ah, sei qua. Mi sono fermato a aspettarvi, non vi vedevo più. Attenzione, riparte. Comunque è la mia prima volta che scendo da qua, Bugia, perché siamo scesi una volta fino all'albergo. Ah, fino all'albergo siamo scesi? Sì. Ah, pensavo prima. Luna Colombo è la memoria de ferro, come si dice a Roma. Qua asfalto in condizioni irrivedibili. Sì. Bestia, ma che cazzo ti fermi? Ma è fuori? Mica, sei fuori, ti sei fumato una siga. Comunque avevamo fatto inversione qua, se ben ricordi. Strudelspeck Canederli. I Canederli sono delle palle in brodo, tipo quelle della gente quando esce in moto ad agosto in tuta. Che schifo. Uguale, palle in brodo. Ma che schifo. Ops, non mi era entrata la marcia. Ho sentito un rumore strano, infatti. Bestia, un Porsche 911 Carrera T. Austria? Ah, se lo supera all'esterno. Ah, se lo supera il rettilineo. Vediamo se anche il camion si ribalta sul tornante. Porca vacca, se però è uno sbattimento andare in giro con sti robi. Guarda come devi andare a fare le curve. Ma poi se ti sale uno dall'altra parte, te sei ruina, Fans, là c'è il ghiacciaio dove in estate fanno anche sci estivo, anche perché fare sci invernale in estate è difficile. Comunque qualcuno ha detto che... Stavamo parlando di strade. Qualcuno dice che lo Stelvio non è divertente. Certo, se salite da questa parte qua non è divertente, fa paura. Se salite dal lato lombardo... Bello. Sì, è divertente anche perché ci sono dei punti dove si riesce ad andare un po' più forte. È più avvincente. Dico, frena, accelera, frena, accelera, tornante, frena, accelera, frena... No,
città è più guidato, più fruibile. Comunque, fans, volevo dirvi che qua davanti abbiamo il nostro amico Andrea, con la sua ragazza, Giorgia, e niente, ci accompagnano in questo giro, in questa domenica. Slalom qui, con la strada che è franata. Guarda, in Trentino ci sono già i fiori. Sai lì che è la roba lì? Che macchina è quella roba lì? Oh signor, sembra quella di 007. Madonna, se è bassa. Se ci hai lasciati che andrà su lì, casino. No, fans, dico così perché un paio di settimane fa mi sono abbassato per prendere il libretto della macchina nel portaoggetti. Ero in piedi dalla parte del passeggero, fitta tremenda la schiena, magari vi ricordate le storie. Sono rimasto lì bloccato, cioè è così a caso, senza motivo. 3 giorni di pastiglie per farmelo passare. Alla fine mi è passato, però brutta esperienza. E una delle cose più dolorose in assoluto era salire e scendere dalla macchina. Comunque da qua sotto, porca vacca, se alta la montagna. Perché salendo da Bormio non ti rendi bene conto. Siete che Bormio è già più in alto. Ma quanti cavolo sono da questa parte? Mica me li ricordavo tutti sti tornanti. Ne sono tanti, cavolo. Sono 48 se non ricordo male. Yeah. 39. Ne mancano ancora 9. Occhio. Questo qua. Ma che? Guarda che idiota. È proprio un idiota, gli è entrato pure l'ABS prima del tornante. Ma ha bloccato la ruota dietro anche quando mi ha superato me. Mi alzo anche la visiera per dirvelo. Se andate in giro in moto così, non siete dei motociclisti. Siete solo dei gran c***o. Perché poi tutte le limitazioni, le rotture di palle che subiamo, eccetera, sono un po' per colpa della gente così. Quindi se vi riconoscete in quel prototipo di motociclista, sappiate che penso che siete dei gran c***o. Ah, come è messo male l'asfalto qui? Se, tra l'altro mi è entrato un insetto nell'orecchio. Vedo farla bibì. Guarda se riesci a farla qua, che devo levarmi un attimo il casco e mi è entrato un insetto. Cade? No, non cade. Ah no, ma c'è gente là dietro. Ma quello che ci ho superato? No, per me è di 30. Lì che ha iniziato a saltargli dietro perché è entrato l'ABS. Ma anche quando mi ha superato la curva dopo l'ha fatta di traverso. Gli ha tirato una scodata figa che l'ho detto, qua è terra. Sì. No, no, quando lo faccio? Ho un problema. Qual è? Non riesco a salire, sono troppo in discesa. Come non riesci a salire? Non riesco. Ah, ce l'ho fatta a tirarmi su. Ok. Luna Colombo, i problemi. Accensione in folle. Voi pensate, per dirvi che siete dei c***i, pure entrato un insetto nell'orecchio. Trafoi. Traforo? Traforo? Oh, ma le Porsche le regalano? No, perché devo andare anche in un concessionario Porsche a farmi fare un preventivo, si vede. Tutti in Porsche. Tutti imprenditori qua, eh. Boh, mi ha fatto segno di andare piano. Sì. Ah no, ho caduto qualcuno. Ah sì? Ah. Ma come ha fatto a cadere lì? No. È rettilineo. Boh. Faceva tutto il sangue nella gamba. E non era in tuta però. No. Bene fans, siamo arrivati anche giù dalla discesa dello Stelvio. Come al solito veramente troppi fenomeni in strada. Cioè quando si dice la strada non è una pista, ma non tanto perché non dovete andare forte sul dritto, però se c'è altra gente e rischiate di ammazzarla. Cioè se mi venite addosso e non mi faccio male, chiusa parentesi, perché veramente sta gente che va in giro così mi sta proprio su. Ah guarda, c'è proprio anche il buco nel Velox. E questi sono veri, volendo ci potrebbe essere dentro la macchinetta. Slalom gigante. Perché lui ha una bella accelerazione,
Non riesco a superarlo bene. Eccolo, il 48esimo e ultimo tornante dello Stelvio. Beh, noi li abbiamo fatti con incolumità, senza danni alle moto. Ma non ci provi neanche a superarlo, sei lì che stai andando a passeggio. No. Ti vedo dallo specchietto, eh. Luna Colombo, istigata a delinquere. Mi raccomando, in Trentino nei paesi è 50 come se fosse la Svizzera, perché è pieno di autovelox, eh. Gomagoi, se non conosce la lingua, Gomagoi. Oggi Luna Colombo marca molto male, mi ha già risposto male 3-4 volte. Dai, però se vai piano, se no riesco a superarti, eh. È perché non sei brava ad andare in moto. Non è vero, però sei troppo verde, non riesco. Non ho capito neanche una parola di quello che hai detto. Bestia, ragazzi, comandate forte, eh. Comunque oggi è veramente il giorno degli incidenti. Siamo di tornare a casa intere noi. Porca put... Tocchiamoci. Caravanata dei maroni che mi hai fatto dare. Devo fare la pipì, 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 pipì. Come faccio adesso? Faccio come Irene. Te la fai addosso? Faccio addosso. Arte Park. Non sapeva più come svuotare la casa, ha fatto sta roba. Ma guarda lì. Beh, comunque siamo arrivati giù dallo Stelvio. Adesso iniziano i primi paesini del Trentino. La GoPro davanti ha finito la batteria e si è spenta. Ma mia ancora va. A quanto pare va meglio la 5 della 6. E la 5 andava di merda, per dire. Wow. Ah. Ti sei alzata in piedi? No, non l'ho visto. Stavi guardando? Boh, intorno, un paesaggio. Ah, c'è giù il passaggio a livello. Sinistra dobbiamo andare. Sì, ho visto. Vabbè, andiamo davanti, va. No, dobbiamo andare a sinistra, amore. C'entra. Ti piace far fatica, eh? Ma sono a risparmio ecologico. Ha detto che è a risparmio ecologico. Ah, beh, a E c'è anche l'ombra qua. Ma io non sto male qua, eh. Oh. Mi sono un po' schiacciato le balle a spingere la moto così, eh. Sì, un po' di accenderla poi. Ma scusami, per fare 10 metri. Qua ce l'abbiamo fatta. Guarda che belli i treni del Trentino. Si è riacceso il termostato. Wow. 30 gradi. Grazie per la info. Passo Resia, aperto. 27 chilometri. Al campanile. Al passo di Resia, che è lì appena dopo. Siamo a Tarces. Tarces. Non fare la stupida stasera. Ma che cazzo dici? Te comunque ti droghi. Ma bello pesante. Pesante. Ma pesante, pesante. E pensa che sono così senza essere drogata. Non so se sia un bene o se sia preoccupante. Penso che sia ancora più preoccupante. Dai, sì. Oh, un altro Porsche lì davanti, eh. Che figo, arancio. Quello è veramente da Tamarri. Bello Tamarro. 911 turbo. Ovviamente guida un vecchio. Tedesco. Uè, zio, andiamo a fare bordello col Porsche 911 turbo. Occhio. Lo zio ha girato. Ha messo la freccia dopo aver svoltato. Porca miseria, se fa paura. Bestia, guarda chi la signora. Ma stava a sfalciare. Ragazzi, si incazza, te taglia la testa con quella roba lì. Qua in fondo, non so se ti ricordi, ma c'è un curvone pazzesco. Ma che vento. Ah, anche quello è bello. Anche questo è bello. Beh, anche quello, eh. Questa qua è la strada dei curvoni. Ecco, adesso ci si imballa. È perché comunque sale nella valle, la strada. È la Madonna, che vento.
Poi c'è sto unicorno che mi porta via. Ma è anche abbastanza fresco sto vento, Sì? Ah, lo vedo il campanile. Chissà se c'è tanta acqua o se è mezzo tutto fuori. Che poi è una delusione, perché pensi che giù ci sarà il paese, invece no, è tutta sabbia. No, ma c'è, è che è stato sepolto dei sedimenti, immagino. Bene fans, siamo arrivati alla cittadina di Curon Venosta. Adesso, appena dopo il tunnel, c'è il famosissimo campanile, dove abbiamo già portati anche l'anno scorso, ma lo rifacciamo, perché poi il giro non è proprio uguale. A differenza dell'anno scorso, che era il 30 giugno, adesso siamo a metà luglio e fa un freddo della Madonna. Mamma, sì. Vediamo se riusciamo a parcheggiare non a pagamento, perché col c***o che gli do i soldi per il parcheggio della moto. E no, sono tutti occupati. Beh, andiamo l'avanti c'era tipo un... Beh, sai cosa? Lo metto qua. Anch'io. Tac. Manovra in corso. Quanta gente. Tutti senza mascherina. Perché si usa ancora? No, se all'aperto no, se c'è il distanziamento. Però mi paiono tutti un po' attaccati. Bene fans, siamo arrivati al lago. A differenza della volta scorsa, il tempo questa volta non è bellissimo e c'è parecchio vento. Infatti, visto che ho già le riprese del lago, il drone non lo farò volare, perché si sa mai che mi precipita nel lago e mi butto a recuperarlo poi. Luna, direi che li salutiamo, ci sediamo, mangiamo e ci rivediamo dopo pranzo. Va bene, io vado a fare pipì. Moments later. Ciao fans, stiamo per ripartire da Rizia. Abbiamo mangiato. Che vento della Madonna, freddo. Sì, fa veramente freddo. E niente, adesso aspettiamo che i nostri amici si vestano e poi partiamo. E andiamo, non mi ricordo. Comunque quanto è più bella senza le grafiche? È più bella? Eh sì, sembra meno un giocattolo. Cos'è? Ma è Kawasaki Z750R? Ah, sì. La sua, sì. Bene, ripartiti da Resia, quest'anno niente volo col drone qua perché abbiamo già le riprese dell'anno scorso e poi con questo vento avrei mai voluto vedere il drone fare il bagno. Aspetta, c'è un problema. Qual è? Boh, cioè c'è il simbolo del filmato ma non filma. E se non è schiacciato play? Qual è play? Quello sopra? Eh sì. Ah ok. Luna Colombo. Piate. Ho chiuso tutto il casco perché, porca miseria, entra l'aria fredda. Oh, comunque sono simpatici, eh. Sì, te l'ho detto anche ieri, subito mi sono stati simpatici. Comunque io avrei fatto apposta, tipo... Anch'io. Ma tipo anche tipo a sbattere le cose, non so, sul letto, apposta. E poi avrei fatto... Ma io lo sbatacchiamento non lo sentivo. Ho sentito solo i versi di lui, tipo... E basta, però neanche tanto forte. E la loro camera, cioè il letto è più vicino di là. E poi c'è solo la parete. Sì. Bene, ci stiamo avvicinando al confine austriaco. La temperatura non sta aumentando, anzi. Più che altro perché ci sono tante nuvole e il vento. Più che altro perché il vento è anche fastidioso. Sì. Porca c***a. Siamo frenato di colpo. Ah, passo di Rese 1455. Sai che l'anno scorso il cartello mica l'avevo visto. Ma non pensavo neanche che fosse così alto. In realtà la strada comunque sale. Ah, Heinz, vai, polizai. Ah, polizai, ah, polizai. Sono tedeschi. Comunque fenomeno il tipo che esce a ruttare a scorreggiare in balcone. Sì, no, infatti. Sì, ma poi se sai, cioè nel senso che c'è un balcone comunicante. Sì, no, infatti, cioè falla silenziosa, non platealmente. Ha un posto per fare la pipì? Beh, qua tipo in mezzo ai pini. Ma scusami, ma la strada quando gira a sinistra che va che sale, non, quella che non siamo riusciti a fare l'altra volta. Sì. Non è isolata? Sì. Beh, però vedi anche qua. Boh, dimmi dove ti senti di farla. Io lo tiro fuori anche qua a bordo strada. E qua adesso non c'è più la pineta. Beh, comunque alfa un po' schivi il tempink. Cosa? Alfa un po' schivi il tempink. Sì. Siamo a Nauders, che sicuramente non si pronuncia così. Senestra?
Ah, oggi non c'è nessuna corsa in bici. Flashback. Ma qua devo girare? Sì, qua. Amore, c'è un problema. Oh. Questo è un problema. Bene fans, lo scorso anno questa strada non abbiamo potuto farla perché c'era una gara in bici. Siamo dovuti andare per il paesino là e poi giù di lì verso la gola che si vede. No, mi si è spiaccicata una cosa. Bah, che schifo. Ah, zona isolata. Cerchiamo un posto dove urinare. Ecco, tipo qua. No. Come no? Vai dietro gli alberi, cazzo, ti vede? A few moments later. Accendi tutto. Guarda qua che bella strada che ci eravamo saltati per colpa della gara in bici. Io l'avevo fatta da quando ero andata da sola. Solita egoista. La solita egoista. Non ci conoscevamo. Male. Stai su a vivere a Bema in mezzo alle capre. Questi sono i risultati. Questa praticamente è la strada che collega l'Austria alla Svizzera. Una delle strade, sì. Sì, una delle strade. Cioè, diciamo che qua siamo in Austria, adesso stiamo andando verso la Svizzera. Bene, ho fatto passare anche Andrea. Ma dove sei che ti devo far ripassare? E l'ho fatto passare, beh, un secondo, non è che... Che street race? Street race! Sei tranqui, stai proprio tranqui. Ah, mi sa che siamo già arrivati giù alla dogana? C'è 50 qua. Ah sì, c'è la dogana. Ah, siamo già arrivati? Sì. Guarda qua, sono tutti qua, Guarda che c'è qua anche una bella signorina. Zamoritz Zernitz? Devo andare verso Zamoritz Zernitz? Sì. Ah, c'è un'altra stop. Ma devo fermarmi? Ma no, vai. Vado. Bene fans, siamo entrati in Svizzera. L'Austria è stata veramente breve. Tra l'altro io ho delle reminiscenze di una strada che si vedeva, tipo coi tunnel da giù. Boh, non so che fine ha fatto. E niente, quindi adesso se c'è scritto 50 si va a 30. Esatto. Comunque i tunnel erano nella strada che abbiamo fatto l'altra volta. No. Quando eravamo giù lungo il fiume, si vedeva sulla sinistra, cioè sulla parete della montagna, si vedevano questi di tunnel, tipo quelli che si vedono quando fai lo spluga. Ah. E pensavo fossero quest'altra strada qua che abbiamo fatto oggi. E invece no. Oh. Ah, queste nuvole nere cosa mi vogliono rappresentare? Che ci bagniamo oggi? Ma no, non penso. Beh, tu ti sei già bagnata stamattina. Con violenza! Proprio violenza! Ma cos'è, io devo fare la cavia? Per una volta. Se vuoi vado avanti io che sono più attento forse. Beh, sto andando 79. Limite 80. Bestia. Si vede che in Polonia non si è sparsa la voce che in Svizzera bisogna andare nei limiti. E comunque là è brutto il tempo, E beh, al massimo ci ripariamo, o ci bagniamo. E l'una comunque, male, Madonna, tanto siamo qua, quindi non è che possiamo fare tanto. Ma lo sai che è l'anziano che me deve discutere del tempo? Sì, infatti, che palle. Adesso mi metto anche le mani dietro la schiena, dico, secondo me piove. Mica te sarai uno di quegli anziani che va a vedere i cantieri e romperà le palle. La mia epoca si faceva diversamente. Sinceramente spero di arrivare a quell'età che mi passo tutto l'inverno con le palle a mollo al caldo. Comunque mi pare sia a Squall che c'è il bivio per l'Umbrail.
Cosa stanno facendo? Le palizzate per la guerra? Questa statale qua dopo pranzo fa venire sonno. Ah, attenzione, semaforo. Cantiere stradale. Polacco che si fa le foto senza senso col cantiere stradale svizzero. Bello. Ah, perché non facciamo una foto a una collina verde? Wow, che bella! Ma si starà facendo un selfie? Ah, potrebbe essere. Aspetta che allora vado anch'io in inquadratura. Che sei? Sei fastidioso. Gli ho rovinato la foto? Ah, gli si è anche spenta. Hai visto? No, non ho cosa fatto. Gli si è spenta la moto. Io col cazzo che vado col semaforo rosso. Ah, ma è rosso? Adesso sì. Perché quando era verde continuavano ad arrivare le macchine. Ah. E quindi in realtà sono stati qua fermi un sacco a aspettare. Si stava facendo un selfie, sono andato dietro apposta per rovinarglielo. Poi è partito e gli si è spenta. Gli ho detto a Luna, fotografa la collina verde, mi fa, guarda che si sta facendo un selfie. Allora vado dietro a rovinarglielo. Infatti se l'ha messo via subito. Ho detto, guarda che E ti ho superato con arroganza. E abbastanza, sì. Comunque mi è venuto l'abbiocco. Devo bere la Red Bull. Me l'hai comprata? Sì. Che scatto fulmineo, li brucia alla partenza. Ah, off-road qui. Che strada de merda. Ah. Sì, ma guarda come sta rifacendo la strada. Sì. In un'altra maniera rispetto che da noi. Un altro semaforo. Porca Luna Colombo, vai in moto. Tanto prima di fare l'Umbria eccetera dobbiamo cambiare le batterie. Ti spari la Red Bull in vena. Sì, mi ha dato proprio sonno. Cosa? Okay. Ma che ha? Non mi viene mai così sonno a guidare. Forse perché c'è la radio, cioè nel senso che non sei... Ma se sei andata a sbattere contro un muro una volta? Vabbè, ma perché proprio mi sono addormentata. Più sonno di che addormentarsi, cosa ci può essere? Vabbè, ma di perché non avevo dormito? Luna, i tuoi discorsi non sono attendibili. Non sei attendibile, dici un sacco di stronzate. E sai che è così. Az polizai, no, non ci fermano, non ci fermano. No. Mi ha visto che andavo piano come il nonno. Si conferma la teoria secondo cui andare piano vi evita di essere fermati. Esatto. Però ho messo anche il cartello che ho scritto polizai, prima, hai visto? No. C'era un cartello per terra che ho scritto polizai. Beh, comunque nessuno ce li ha segnalati. E io li ho segnalati a questi. Io no. Ah, bello il canyon qua comunque. Sì. Bello. Ah, immagino ci sia un altro semaforo. Sì. Ah no, va che andiamo. Chia. Azz, qua è proprio enduro pesante. Porca miseria. Comunque la devono finire di fare sti cantieri. Cosa stanno cercando, i dinosauri qua sotto? Adesso qualche chilometro per pulire le gomme. Alghe traffic. Alghe traffic sì, va bene tutto, però andare a 12 all'ora mi sembra un po' eccessivo. Beh, comunque per essere una statale, cioè so perché. Sì, beh, certo, sicuramente molto meglio. Io farei un rabocchino. Ehi, mica nel primo paesino che c'è dove c'è l'Albula? Non so se giriamo prima o dopo l'Albula. Ah, ok. Ah, semaforo. Ma vedi quelle robe qua? Che cacchio sono? Per fermare la neve? Ma veramente? Sì. Via che si va.
Ah, occhio che c'è un po' di brecciolino. Occhio. Ah. Ah, ma che viadotto. Sì. Beh, comunque quando sono andata a mangiare la pizza con Davide, abbiamo preso un impasto che si chiamava Crunch. Vabbè, il mio era un si chiamava tipo Italian, non so cosa, cioè c'era su, era come una margherita, ma c'era sulla mozzarella di bufala e il basilico. Bene, lui ha preso una che si chiamava Porcone. Porcone? Porcone. Vabbè, la cameriera gli fa: vuoi il piccante sul porcone? Adesso ogni tanto quando entro in cucina glielo dico: ma vuoi il piccante sul porcone? Oh, il sole. Bene, fan, se avessimo girato qua avremmo fatto il Fluela Pass, molto molto bello, ma oggi andiamo dritti. Beh, cosa faccio ora, bocchino? Anche perché siamo a 200 km. Se poi anche, vuole anche partire e levarsi dal c***o gentilmente. Ma ha intenzione di spostarsi? Va tutto bene? Cioè, boh, con calma. Facciamo un applauso che ha capito che doveva levarsi dal c***o. Sì, ma una pompa c'è poi. L'ho già scritto? Please use the machine on the far left to operate the fuel pump. C'è quel buco, con calma. A few moments later. Ci sei? Sì. Guarda lì che macchina. Bene, siamo arrivati alla deviazione che porta verso Santa Maria e quindi verso l'Umbrail Pass, se non ho guardato male le mappe. Si chiama Öfen Pass. Ma cos'è? E dovrebbe essere quello che c'è nel Parco Nazionale Svizzero che ti porta giù poi a Santa Maria. Vedi, Santa Maria 36 km. Ecco, il Parco Nazionale Svizzero è l'unico posto praticamente in cui non si può far volare il drone. Beh, magari c'è tanta fauna. Boh, Parco Nazionale. Questa è la Val Mustair. Ma è fatta questa strada? No, strada nuova. Perché, fans, in ogni video vi facciamo vedere una strada nuova. A noi non ci piace essere ripetitivi. A parte quando diciamo ciao fans, che lo diciamo tipo 200 volte a video. Ciao fans. A parte che mi annoio anche io stesso a fare due volte la stessa strada. Quindi ogni itinerario in realtà racchiude al suo interno almeno una strada nuova. Ah, non ho zerato il contachilometri. Io sì. Porca puttana. Ah, vedi? E l'allieva supera il maestro. Bella sta strada. Sì. Attenzione, un Aston Martin. E lo supera? Ah. Luna Colombo con le gambe penzoloni. Attenzione, curvone. Vedi, Parc National Svizzer. Al par un po' di dialetto milanese, al Parc National Svizzer. Occhio. No. Qua si passa da l'asfalto all'enduro in un attimo. Ti ho persa? No, non mi hai perso, morisce. Non ti vedo più neanche negli specchietti. No, è che mi ha peggiorato il sonno. Se continui a guidare come la nonna papera. Siamo in Svizzera. Certo che se poi stai così indietro, vieni qua. E come ti sembra questo parco nazionale svizzero? No, non lo so, mi sto concentrando, cioè mi si chiudono proprio gli occhi. Madonna, però ogni volta ce n'è una, dai. Non lo so, ma l'anno scorso non mi capitava così, Ho capito, svegliati però, dai, su. Svegliati. Non lo so cosa dobbiamo fare. Mi si chiudono gli occhi, ti pare che una che va in moto ti può dire mi si chiudono gli occhi? Davvero? Davvero? Cerca di parlare, di stare sveglia, non lo so. Se mi vai a 40 all'ora e non ti muovi sulla moto e stai zitta, è grazie al c***o che ti addormenti.
Ah. Luna Colombo si sta addormentando. Eh? Te lo richiedo, come ti sembra questo parco nazionale svizzero? Ma mi sembra normale, cioè ci sono alberi. Tante conifere. Sì, alberi. Livigno? No, perché c'è il tunnel per andare a Livigno. Ah, ok. C'è il tunnel a pagamento. Quindi noi facciamo l'Offenpass. Offenpass. Vedi che c'è il tunnel? Col c***o che pago il tunnel. Ma quindi loro cosa avevano deciso? Che vengono con noi. Ah, ok. Luna Colombo, sempre sul pezzo. Detush, Danimarca, Detush, Detush. C'è la macchina dei zingari. NL, cos'è? Noland? È Olanda. Nolanda. Nine. Comunque vuol dire Nederland. Nederland? Che cosa vuol dire? Olanda. Ah, Olanda. Nederland. Olanda. Ci sono sti c***o spazi traffici in mezzo. Sta roba dell'asfalto qua ha un po' rotto le balle. Attenzione. Arriva un camioncino. Non so, non mi sono fidato infatti. Le macchine. C'è un semaforo. Mica no, c'è il pullman. No, c'è il pullman. No, il pullman, no. Porco cane. Mamma, come gracchia il tuo interfono. Ma sei fastidioso. Pensa che a me il tuo l'ha fatto per anni. Io non sto facendo niente comunque. Io non lo so, è solo che si sente. Arriva un furgoncino. Una macchina. Sono dietro di te. Ah. Luna Colombo e l'uso degli specchietti retrovisori. Ala ala, turisti. Ma se la scanna il pullman, eh? No. Ah. Sembra una foresta dopo che è esplosa una bomba nucleare. È vero. Con tutti gli alberi spogli, dove c'è solo il tronco e non ci sono gli aghi sui pini. Ah. Ma cosa stanno facendo che c'è l'asfalto tutto a pezzi così a caso? Mamma, sto pullman. Non te la sei sentita? No, non ho neanche guardato. Adesso dovrebbe esserci un pezzettino. Oh, c***o, aspetta che gira. Ah, no. No. Se vuoi ci provo io. Sì, continua a arrivare gente, provaci. Guarda che c'è lo sport di traffico, eh. Ah, no, c'è una roba qua. Luna Colombo e le false informazioni. Ehi, sembrava. Guarda che magari si autoelimina. Tec. Forse sì, meno male, perché è tutto così. Tec. Enduro nel sentiero? Che scemo. Targata BJ Blau Job. Hai visto che bella la montagna là? Sì, non andare a schiantarti. Diciamo clima oggi rivedibile al rialzo. Sì, molto rivedibile. Tempo, ma perlomeno non ha piovuto finora. Mannaggia, è particolare comunque. Cosa? Ho detto che è particolare. Cosa? La C1 viola. Ah, è vero. Sembrava rossa lontananza. Luna, intendevo la strada. La strada? Tutta un po' nel canyon, un po' le conifere. No, il camper. Qualcosa mi dice che siamo arrivati all'Offenpass. Sì, c'è il 60. Pass del fuoro. The Forn. Che c***o è? Ma mai sentito quando l'ho chiamato così? Vado? No, fermati che facciamo due foto. Fammi vedere com'è sto posto. Ma porca puttana. Ma è là il panorama? Infatti stavo andando avanti, ti sei inchiodata lì in mezzo. Ah, e che ne so? Bah. Niente di eccezionale. Ma sciano là in alto? Eh? Sciano là in alto? Sciano? Ah, sì.
Perché devo ripetere le cose 8 volte? Non si sento. E sei sorda. Beh, comunque che panorama di me. Sì, cioè, sì, normale. Niente di che. Ti svegli? Che mi stavo addormentando prima. Ma non è... Non so perché. Boh. Ma anche la settimana scorsa. Cioè, in realtà è 3-4 volte che mi capita. Bene, ottimo direi. Sì, sì, infatti, in moto poi. È per quello che mi porto la Red Bull. È proprio una figata. C'è un conto se sei dietro. Fai come faccio io, ma appoggio qua, me la gonfo. Ma io lo sento perché a un certo punto non parla più, non la perdo, non la vedo più dagli specchietti. Luna, dove sei? E sono qua, che un puntino. Cosa fai? E mi sto addormentando. E allora rimani indietro 2 chilometri. Perché quando capisco che ho sonno, vado piano e cerco di tenermi sveglia. Ah, cazzo, che tecnica. Portiamoci un thermos di caffè. Dormi di più. Beh, questo FM Pass, a parte la strada che vabbè era carina, a livello paesaggistico non mi ha regalato grandi emozioni. Poi è anche tutto nuvolo così, un po' in ombra, non lo so, non mi ha trasmesso quasi nulla. Io non mi ricordo se c'ero, dormivo. Guarda che cattiveria in discesa. Che cattiveria. È bella però come strada, eh? Sì, sì, la strada è bella. La vista, cioè, boh, montagne, alberi. E uno dice, sul passo che cazzo devi vedere? Non so, un laghetto, due colori che non siano verde e grigio, qualcosa. Cioè, la strada è bella a parte tutti i tratti che erano senza asfalto. Sì, esatto. No! Ma dai, non è neanche così tragico. Anche perché gli hanno messo il coso per evitare che ci fosse proprio il gradino. Ah, sì. E la insidia all'interno? Non se lo aspettava? Sì, infatti. Ciao Luna, ci vediamo a Santa Maria. Navarrese però, ad agosto. Anzi, a settembre, in Sardegna. Pazzesco questi italiani che si fermano a far attraversare sulle strisce. Ah, con arroganza, è già superato. Comunque mica quando l'altro giorno che ho guidato la macchina di mia mamma, non ero abituata perché vabbè alla fine guido sempre la mia. Me l'hai fatta spegnere 200 volte. No, non mi si è mai spenta, no, che va, cioè appena acceleri va. Infatti ho detto bestia se va. Ma guarda che sono riuscita anche a parcheggiare tutto. Senza sbattere? No. Pazzesco. Pazzesco! Cioè, guarda che sono... Ecco, tipo questa valle della Svizzera quanto è isolata. Cioè, qua non c'è veramente un tubo. Sono due paesini con 5 case. Guardalo che prepotenza ha questo tedesco. Beh, anche oggi torniamo a casa presto domani. Beh, dai, sono le 5. Che dobbiamo ancora fare l'Umbrail. Scendere dallo Stelvio. Andare a Livigno. Fare il Forcola. E no, poi non rientriamo dal Maloja perché sennò arriviamo mezzanotte. Allora qua siamo allo Stelvio, no, Umbrail Pass. Umbrail Stelvio, destra. Oh mio Dio, che due balle. Oh, uno via. Mi chiama, quello era in mezzo alla strada. Bene, hai preso la deviazione per Stelvio Umbrail. E qua inizia l'Umbrail Pass. Strano farlo al contrario, non ho mai fatto al contrario. Ha rotto i c***i questi semafori però, eh. Abbastanza, sì. Ah, guarda che verde. Cazzo, con l'inganno. Sì, ma c***o ne fa la fitta. Cioè, guarda cosa stanno facendo. Oh, c***o. Ah, tornante improvviso. No. Guarda la Mustang di oggi. Ah sì, faceva cagare prima, fa cagare ancora. Comunque, ma sta parte dell'Umbrail l'abbiamo... Sì, no, forse l'avevo fatta io per andare a Resia. Ma l'abbiamo fatta anche insieme l'anno scorso. Ma non me lo ricordavo così di merda. Ma Luna, tu adesso oggettivamente cosa ti ricordi?
di lavarti i denti prima di andare a dormire, che al mattino devi far colazione. Cioè, i bisogni fondamentali primari che comunque sono coadiuvati da stimoli corporei. La cacca, baby. Cioè, non me la ricordavo così stretta e impervia. Ah, se inizia a far freddo! Ah, porca miseria! Polo Nord. La insinuo all'esterno! Questo molto aggressivo. Tornante, guarda che c'è un tornante. Mi sei sembrato un po' troppo veloce. Ero un po' troppo veloce. Pensavo fosse una curva aperta. Ah, ecco. E fu così che andò a esplorare il fiume sottostante. E si sale? La vita è come le scale, c'è chi scende e c'è chi sale. Bello, devi anche scorreggiare come il tipo in balcone. Ma quelle non le senti perché sconda più in basso. Comunque incredibile. Ti giuro, ma ieri sera li sentivo anche che scopavano. Io non sentivo lo sbatacchio, sentivo solo i versi. Tipo Grazie, è un orso. Beh, tipo grizzly. Cos'è, si è recintato la macchina? Boh. Luna, non hai più la saponetta a sinistra? Guarda a destra! Ma cazzo dici? Non ho capito, ho capito solo saponetta. Luna, non è la saponetta a sinistra e guarda a destra. No, io ho capito solo saponetta. Non ho sentito sinistra. Adesso si giustifica perché non ha ancora imparato a distinguere la destra dalla sinistra. Macchina. E li lascia indietro? Che c***o lascia indietro? Non lo raggiungono? Visto che c'è la terra rossa. C'è... C'è Marte? More. Oi. Cosa c'è? Ehi, non mi rispondi. Ma se ti ho risposto! No, non mi hai risposto, eh. Ehi Luna, ci saranno dei problemi con l'interfono, non so cosa dirti. Se ti dico che ti ho risposto perché sarà vero, no? Eh no, è perché si blocca il tuo. Cioè, tipo adesso non ti sento. Ecco. Io a volte non sento più dall'orecchio sinistro. Sarà partito qualche collegamento, sicuro, perché? Non lo so. Vediamo se ti ricordi perché le rocce sono rosse. Perché... è vulcanica? Ma che c***o dici? Perché tipo c'è dentro qualcosa tipo il rame? Ma che cazzo dici? Lo zinco? Lo zolfo? No. Plutone? Sì, dai, Pluto e Paperino. No, perché sono rosse? Perché sono altamente ferrose e il ferro si ossida. L'ossido di ferro è la ruggine. La ruggine che colore ha? È marrone. Sì, è rossastra. Ah, è ruggine? Sì, hanno tanto ferro, quindi si ossidano e diventano del colore della ruggine. Ah, siamo arrivati, c'è la dogana. La dogana più finta del mondo. Sì, appunto, c'è nessuno. Potremmo tracciare una rotta di contrabbando sapendo quali frontiere sono aperte e quali chiuse. Eh sì. Italia! C'è l'anarchia. Quindi adesso vado in giù. Sì. Bene fans, siamo arrivati in cima all'Umbria, adesso riscendiamo giù dalla stessa strada che abbiamo fatto stamattina dello Stelvio. Abbiamo fatto un bel giro in tondo. Sono le 5:20 di pomeriggio. Cioè, è tardi. Pensavo di essere a questo punto alle 3:30, cioè 2 ore fa, ma vabbè, tant'è. Luna non mi sente mai. No, ti sento adesso. Ah, ok. Stacca profondo, imposta il tornante. Prepara l'attacco. Oh, guarda com'è deserto adesso. Tac! Adesso è bello. Giù a capocollo. Oh, attenzione alle marmotte. E se decidono che è il loro momento per attraversare, non posso fare altro che prenderle sotto. Si vola rettilineo.
si è stordata la telecamera. Guarda le mucche. Luna Colombo è stata distanziata. Non è vero, sono qua. Ci fumiamo una bella siga sullo stelvio. Rimetto in palio la gara. E lo supera? Madonna. Ma che cos'era? Ma hai visto? Ma era una moto stranissima. Era pazzo. Occhio lì che è sporco questo tornante. Sì. Ma c'è una freccia floscia? Mi sembra che c'è una freccia moscia. La freccia di destra non è contenta di vederlo. Non riesce a superare le bici. Minchia, è stato, si è rischiato, cioè con i piedi è vicinissimo al terreno, eh. Ah, il tipo lì davanti? Sì, la tipa dietro più che altro. Attenzione, Luna Colombo allarga troppo, allarga, si infila all'interno. Non è vero, deve staccare. È qui sulla cascata e lo fa, attenzione, supera. Prepotenza, attenzione. Solo perché aveva bene visuale? Adesso c'è il GS nel mirino di Luna. Ma sono in gita domenicale. Attenzione, un altro sorpasso. Luna allarga i tornanti, Eros li stringe invece. Luna ha più velocità di percorrenza, io apro prima il gas. Non si arrende. Si ricorda ancora la batosta che le ha dato l'anno scorso, sempre su questa strada. Quando anche i tedeschi si sono dovuti inchinare alla supremazia italiana. Ah, furgone, attenzione, furgone. Non è neanche questa quella buona. No, troppe curve. Ci sarà la scanna, la Golf. Dammi solo un minuto. Senti che puzza di freni. Non sento niente. Luna Colombo e la disosmia. La disosmia. Ah, rosso. Supero tutti? Eh sì, direi. Cosa fai? Sei troppo pullman. Ah, guarda che bravo che ci fa passare. Mi hai tamponato? Sì, va un po' più avanti che sono in mezzo. E come faccio? Dove vado? Sei in mezzo? Abbastanza, sì. E arrivo addosso a questo se vado un po' più avanti. Mi infilo, attenzione, si infila. Questo qua che va tra allora mi urta il sentimento. E grazie. Attenzione, Luna Colombo faceva pressione. Sì, perché mi si imballava la moto. Mi si imballava proprio, porca miseria. Occhio alle gallerie. Sono strette e umide. Come le vagine. Beh, dipende. Ci sono anche quelle che sono larghe. Larghe? E se sei sfondata. Ah, guarda come l'allarga, come si infila all'interno. No! Non fare ste minchiate. Filato all'interno. Che smitragliata. Bisogna sempre proteggere le traiettorie per non essere superati. Se me l'allarghi così, come dire, mi entra, prego, si accomodi. Io mi sono accomodato. Adesso punta a distanziarla. Tanto ti riprendo. Sì, quando arriviamo a Bema. Sì, certo. Passato dalla guida nonno alla guida sportiva. Tra un po' si disconnette l'interfono. Fa il vuoto, non la vede più negli specchietti. Ah, ho perso Luna, definitivamente. Bene fan, siamo arrivati giù anche dallo Stelvio. Adesso mi accosto un attimo qua a sinistra. Aspetto che arrivino e poi andiamo verso Livigno.
Ah, qua dove sei? Ah, che male. Dobbiamo cambiare le batterie. Moments later. Bene, Fassa, abbiamo preso la deviazione per Livigno. Giorgio ed Andrea ci hanno abbandonato perché oggettivamente veniva tardi. Comunque non sento niente quello che dici. Ah, molto bene. Cioè, sento solo il gracchiare. Abbiamo degli evidenti problemi di interfono. Abbiamo dei problemi di interfono. Adesso basta, è finito, non sento più niente. Io ti sento. Tu mi senti? Luna? 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 A few moments later. Luna? 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 One eternity later. Luna? Luna? Mi senti? Ehi, adesso sì. Tu? No. Ah, bene. Senti? Sì, io ti sento, ma se non senti la mia risposta... Ah. Ma quindi mi senti o no? Adesso sì. Boh, l'ho spento e riacceso. Non so, prova magari a controllarlo quando c'è tempo. Com'è che faceva il tizio? Oh, oh, oh. Sì, tipo... Oh, oh. Ma tipo, non ho sentito tanti versi. Cioè, nel senso, ho capito che stavano scopando. Però lo sbatacchio io non l'ho proprio sentito distintamente. L'ho avvertito, diciamo. Cioè, tipo, lei ho sentito solo due mini gemiti e basta. Vabbè, dai, stasera non c'è nessuno, per fortuna. Non mi ha dato così fastidio, perché tanto alla fine è normale. È normale? Vabbè, chi è che non scopa, scusami? Sì, beh, ok. Certo, se avessi sentito lo sbatacchiare, mi sarei immaginati con lei a pecora e lui che gli ho schiaffato da dietro. E lei faceva... Mi è anche entrata la marcia per sbaglio mentre facevo il c***o. Ah, guarda il coso che fa la corrente. Ah, sì. Che scende giù dai laghi di Cancano, costruiti apposta per fare corrente. Guarda che carina sta chiesetta. Ah, sì. Fanno il giro d'Italia qua. Beh, saranno passati. Ah, l'hanno già fatto. Ah, no, è vero, no? Devono farlo perché quest'anno lo fanno a settembre, forse. Ah, oh, si inizia a salire. Mi ero appena ambientato a un clima più piacevole. E invece? Fa le curve a 2 all'ora e poi accelera cannone sul dritto. Wow. Ma è classico di chi è capace a guidare. Grazie. Oh, si è autoeliminato, grazie al cielo. L'abbiamo fatto in contemporanea. Insieme. Insieme. Morisci. Perché devi andare via? Ciao fans, intervengo a questo punto solo per raccontarvi un aneddoto di vita vissuta. Luna sta dicendo così perché l'indomani sarei partito per tornare prima in ufficio e poi dall'ufficio verso casa, perché erano 2 mesi che stavamo insieme a Bema. Vi chiederete perché 2 mesi insieme a Bema? Eravamo lì da 2 mesi perché, causa emergenza da coronavirus, i suoi genitori di Luna avevano bisogno di una mano per l'attività, ovvero l'albergo che hanno a Bema e il bar che hanno a Morbegno, e quindi Luna si era dimessa dal lavoro che aveva in precedenza per salire ad aiutarli, visto che comunque non si sapevano ancora bene le tempistiche di riapertura e quant'altro, e una mano in famiglia era la cosa migliore in quel momento. Io sono stato al 100% smart working da fine febbraio fino a metà luglio. Infatti il video è stato registrato l'ultima domenica prima del rientro in ufficio. Da metà luglio in avanti ho fatto 3 giorni in ufficio e 2 a casa, questo almeno fino a metà ottobre, e quindi era impossibile rimanere a Bema. Sono dovuto tornare a casa per poi fare casa ufficio normalmente. Mentre Luna è rimasta lì per dare una mano ai suoi genitori fino a inizio settembre. Quindi il video di metà luglio, e noi fino a inizio settembre ci siamo visti fondamentalmente solo nel weekend. Quindi, spiegato perché Luna era in carenza d'affetto, vi ricordo di passare dal nostro shop dove trovate le nostre felpe, magliette, tazze e tutto il nostro merchandise ufficiale. Vi ricordo che il link è nella descrizione del video. Detto questo, vi lascio alla continuazione del video. Buona visione! Stasera mi fai dei calcolini? Ma vediamo! Dai! Ma non lo so, non è che si ordinano a comando, eh!
Le coccolini. Non è che devi prenotarle. Mi fai le coccolini? Ancora. Coccolini. Porco cane. Porca p***a. Vacca impestata, vacca pelanda. Non me lo aspettavo. Neanche io. I cartelli, c***o Italia, i cartelli. Meno male che andiamo sempre piano e riusciamo a rimediare. Che se arrivi di forte, ciao. Amore, poi ogni tanto cambia le lenzuola a casa, eh. Bene, lenzuola, fai conto che non ho messo neanche il lenzuolo sopra, sto dormendo ancora col piumone. La settimana prossima cambia, lo metti su quello, l'altro, quello grigio. Sì, e lavare il bagno, cioè, boh, lavare il bagno. Vabbè, ma il bagno... No, il bagno si deve fare. Ma sì. No, sì, no, sì, un c***o si deve fare il bagno. Luna, sta parlando quella che ieri ha ucciso un insetto e lo voleva lasciare sul pavimento. Ma sì, ma che cazzo vuol dire? Ero stanca, era dentro la tenda, non è che... Quindi se non si vede... Il bagno va lavato, la prima cosa che si lava in una casa. Il bagno, cambiare le lenzuola, passare la polvere, lavare i pavimenti. Porca vacca, che freddo! Che freddo e che tempo di merda! Sì. Oh, va sul foscagno, eh! Luna, è la Sony girata completamente a caso verso l'esterno. Ah. Siamo in balde dentro? No, c'è scritto arrivederci, quindi vuol dire che stai uscendo. Comunque brutti ricordi, perché quando siamo venuti qua in questa zona qua, poi abbiamo preso la pioggia al ritorno. E mi sa che oggi andrà allo stesso modo. No, 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 no. Che freddo! Che vacca. Bestia, che freddo! È come l'impressione che peggiorerà. Beh, siamo quasi in cima, fans, c'è un laghetto. E che coda. Siamo a Livigno, Livigno. 16, vedi che ci sono andato vicino. Mamma mia. Foscagno 2291. La Madonna, che coda. Ma se c'è così qua vuol dire che controllano. Eh sì, stavano controllando adesso. C'erano tipo lì 5-6 macchine della Guardia di Finanza. Vabbè, ma noi possiamo andare alla Svizzera adesso. Anche Livigno è proprio isolato, eh. Sì, infatti. Siamo a tre palle. Ma tu sei andato dove? A... dritto? More? M'hai superato? More? Luna Colombo e l'abilità nei sorpassi. Ma dov'è che... sei andato dritto tu? Dai, non scende nessuno, supera sto camper. Ma sei andato dritto? E certo, dove devo essere andato? Beh, guardate che montagne alte a Livigno. Ah, vedi, c'è un altro passo, un passo Eira. Mai sentito. Ma è quello là sotto, Livigno? Sì. Proprio inculato dentro una valle. Ma guarda l'ovo via. Ferma. Beh, non oggi conversazioni di livello comunque nel video. Ma abbiamo parlato fino a prima. Ma di cosa abbiamo parlato? Ci siamo solo insultati a vicenda perché non ci sentivamo. Ma non è vero, è soltanto l'ultimo pezzo. Bene fans, siamo arrivati a Livigno, adesso andiamo a vedere il lago di Livigno, magari se riesce a fare una foto col drone, non lo so, boh, vediamo se magari uscisse il sole, se magari quella nuvola si spostasse. Comunque carino, dai, pensavo peggio. Ma Livigno è molto montagna, non ci sono palazzoni. Bello, sì. Cioè sei proprio qua in un altro mondo praticamente. Eh sì, sei più vicino, cioè è più comodo entrarci dalla Svizzera che dall'Italia. Sì. Oh, là che è uscito un po' di sole. Ah, un po' di sole. Da che parte sarà? Di là, immagino. Praticamente qua arrivi dove saresti arrivato facendo il tunnel. Ah, ok. Invece noi gli abbiamo girato tutto intorno. Bello questo posto. È Livigno? Perché non eri mai venuta? Ma forse una volta, ma tipo 10 anni fa. E la Madonna, quanti camper. Bestia. Ma... Inizia qua. Ah? Beh, ci sta una foto con le moto, eh? Faccio la rotonda, che così abbiamo una foto con le due moto senza gli adesivi.
intanto che c'è il sole. Qua dove c'è il secondo, vai giù qua, qua, e mettiti col muso verso di me e io la giro. Deciditi. Ok. Bene fans, abbiamo fatto due foto con lo sfondo del lago di Livigno, bello. Forse il posto più bello che abbiamo visto oggi. E dai, Rese è bello. E però vabbè, cioè nel senso, ho già fatto un sacco di foto là, quindi. Poi l'anno scorso c'era il sole, quest'anno nuvolo e vento, quindi vabbè, è meglio le foto dell'anno scorso. Comunque mi sembra una giornata di aprile. Che freddo. Secondo me qua aprile c'è giù 2 metri di neve. Chissà dove va sta strada. Dice, c'era scritto Bolzano, Svizzera, San Gallo. E quanto è lungo? È lunghissimo, no? Vabbè, torniamo indietro, dai. Non c'è neanche una rientranza. No, infatti sto pensando, beh, io potrei farne anche qua in versione, non me ne frega un cazzo, ma tu ce la fai? No, basta che trovi un pezzo dove è un rettilineo che si vede se arriva qualcuno. È tutto curva destra, curva sinistra. Ah, ok. Bene fans, volevamo vedere dove portasse la strada e quanto fosse grande il lago, ma mi arrendo all'evidenza che è molto grande e la chiudiamo così perché sono le 7 di sera e non abbiamo tempo di andare a esplorare fino a dove arriva, quindi torniamo indietro. Beh, però bello. Bello sì, occhio che qua c'è giù la sabbia. Brr, che freddo. Mica, pensa quando passano gli aerei qua dentro in bomba un botto. Che sì. E lo perde nuovamente? Esperienza, va via con l'esperienza. E beh, hai ragione, i vecchi hanno esperienza. Ah. Non era più taglia? Ah. Non me l'aspettavo. Ah, non me l'aspettavo neanche io. E quindi cos'era, Svizzera? Ma... E per forza. Ma non c'era il cartello, non c'era la dogana. Siete che era la terra di mezzo? La terra di mezzo, ah, meno male perché siamo andati a... ma la terra di mezzo non è di nessuno. Ah, ok. Però non ho visto delle camere. No, non c'erano. Livigno. Ecco, nuvole davanti al sole. No, non c'è più il sole. Bene fans, ci fermiamo in questa posizione molto bella e vedremo di fare 2 riprese col drone. Bene fans, abbiamo fatto volare il drone qui sul lago di Livigno, purtroppo stava tramontando il sole quindi i colori sono rimasti un po' sfalsati. Adesso aspettiamo che Luna finisca di fare la pipì. Ah, e andiamo. Accendi la Sony. Accendi la Sony e la GoPro. Andiamo. Bene, Luna è arrivata, la pipì l'ha fatta. Adesso in teoria dovrebbe avere autonomia fino a Bema.
Sono le 19.38, anche oggi torniamo presto domani. Che spinta di merda. Adesso dobbiamo fare il Forcola e poi io balzerei di salire fino al Bernina e andrei direttamente giù da Poschiavo fino a Tirano per prendere la statale e andare verso Bema. Va bene. Sta tramontando il sole, fa un bel freschino qua a Livigno. Beh, almeno c'è un pochino di sole, prima c'era veramente freddo. Sì, c'è un'area camper dove praticamente penso siano venuti da mezza Italia in camper perché non c'è un buco. Sì, imbarazzante, poi sono tutti appiccicati, altro che distanziamento sociale. Altro che sentire il rumore del vicino che tromba. Oh! Oh! Adesso dobbiamo azzeccare la strada per uscire da qua, che come sai uscire dai paesi è sempre la parte più ostica. Siamo arrivati da qua a sinistra? Sì. Siamo arrivati... Luna Colombo è il senso dell'orientamento. Se ti perdi nel bosco ricordami di andare dalla parte opposta dove dici. Ma in realtà... No, non dovremmo salire. Ma non è mica... Sì, tu mi hai detto prima, era la strada che era... Era prima della discesa quella che dovevamo prendere. Ah no, perché mi sa che quando ero venuto nel 2017 avevo fatto... Cioè, ero arrivato da dritto. Boh, magari si ricollegano, non lo so. Tutta l'Europa è onnipresente nel mondo. Di solito sono i motel che si chiamano Europa. Quelli tipo dove vai a ore con le escort. Che addirittura ore. Quello di fianco ha fatto un quarto d'ora. Ma infatti io lo dicevo come... Cioè, nel senso, un quarto d'ora è una sveltina. Cioè, sotto la mezz'ora non si può neanche considerare il rapporto. È una sveltina. Eh sì. Sei sicura di quel caffermi? Sicura di quel caffermo? Perché? Non mi ricordo mica del cartello che era così in alto. Sì. Era ancora più su. Era, no, era questo, dove c'era il benzinaio era. Secondo me ci fa riscendere sulla strada. Ah, non lo so. Bene, fans, come al solito uscire dai paesini o paesioni è sempre la parte più difficile dei viaggi. Tipo vedi Lugano. Sì, vabbè, lì è stato veramente aiuto. Lugano mi ha messo in difficoltà. Sì, non c'erano i cartelli. E non c'era, ce n'era uno e poi arrangiati. Cioè, hanno buttato il sasso e poi hanno nascosto la mano. Sì, vedi che ti ributta giù sull'altra strada. Ah, sì. Beh, l'hotel American. American? Oddio. Boh, tranquillo. Fai pure. Ma ti pare? Ma che c***o? Boh. Io veramente boh. Cioè, boh, lui ha aperto la porta in mezzo alla strada. Adesso ci insegue. Mi auguro per il suo bene che non lo faccia. Luna Colombo e lo smarrimento cosmico. Ah, infami, sono quelli che diventano rossi se vai forte. No, c'è dietro la macchina, amore. Vai. Madonna, che freddo. Che freddo, madonna. Madonna, che freddo. Non mi ricordavo questo freddo da giugno. Ah, attenzione che diventa rosso, se no. Se diventa rosso anche a 48 è una presa per il culo. Ah, t'ho fregato, eh. Bene, fans, stiamo uscendo da Livigno. Adesso andiamo a fare il passo Forcola, che è l'ultimo passo della giornata, perché fare quei 3 km in più per salire a Bernina... Boh, vuoi salire a vederlo? No, non me la sento oggi, amore. Cioè, in realtà sono tipo 3 km, però come vuoi. E poi su farà un freddo. Ebbene, non che qui faccia caldo, eh. Purtroppo non ho il termometro e quindi non posso dirvi quanti gradi ci sono. Comunque pochi. Ah, la steppa di Livigno. Ah, l'abbiamo fatto in quello che costava meno, costava 89. Ah, c***o, non l'ho azzerato. Porca p***a. Ah, neanche io. Fans, abbiamo fatto benzina Livigno, la verde, 89 centesimi al litro. Non male, non male 89 centesimi. No, non male per niente. Penso che l'ultima volta che è stata 89 centesimi in Italia sono passati 30 anni. Ma probabilmente sì. Quindi non ero ancora nata. E io ero in fasce. Guarda quante mucche! Ciao mucche. Guarda lì. E lo supera?
e si mette all'inseguimento. Questa è l'ora più bella per andare in moto, a parte il freddo e a parte che è un po' in penombra, ma perché a quest'ora le strade sono deserte. Mentre salire allo Stelvio alle 11, tangenziale di Milano Ovest al mattino alle 7 di lunedì. Sì, sì, realmente era imbarazzante stamattina. E parte? E non si ferma? Un Mercedes? Questo qua è un AMG sicuro? No? Non ti sembra? Ma qua ha piovuto, eh? Sì. T'ho bagnato. Anche freddo, porca miseria. Porca miseria. Guarda come lo svernicia. Guarda come sono qua. Mucca in curva. E lo sorpassa con l'inganno della cadrega. Che freddo. Pagai. Fa fritch. Mamma, in curva interna. E lo raggiunge. C'è ancora la neve. Mi ricordavo che c'erano delle costruzioni. Cosa? Non me le ricordavo delle costruzioni. Ma è già la cima? Sì, 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 è lì dove c'è la bandiera, che c'è il confine Italia-Svizzera. 2315 metri. È bello alto, eh. È alto, sì. Rifugio Tridentina. Dogana. Zio Dogana, non c'è nessuno. Forcella di Rivigno, 2315 metri, e guarda qua. Bescia. Luna, mi fai fare due riprese, anche se è un po' buio, perché guarda che figo. Fanzi, faccio due riprese anche qua al Forcola, perché c'è un paesaggio veramente figo, e me lo ricordavo infatti. Mi sono incastrato in qualcosa. Ah, mi sono schiacciato le palle. Beh, facciamo un volino qui col drone, vediamo un po' com'è la situazione. Andiamo. Bene fans, abbiamo fatto volare il drone anche qui al Forcola. Paesaggio surreale con contorno di Rolls Royce. Sì, infatti. C'era anche la canzone Rolls Royce. Eh sì, di Cesare Cremonini. Cioè è la macchina tipo che usa la regina Elisabetta, capito? Ah. Cioè quando uno deve dire una macchina super costosa da ricco che si fa portare in giro con l'autista di solito, prende la Rolls Royce. Dietro c'è tipo il soggiorno. Ah. Che poi ad esempio se io sto dietro cioè non vedo la strada, mi fa schifo. Comunque guarda che roba. Con quella montagna lì è pazzesco, eh. Sì. Cioè senti, io li supero perché di farmela tutta dietro le macchine non c'ho proprio voglia. Anche se alla fine c'è la dogana, però. E la osano tutta in contromano. Però fan, si vedeva che dall'altra parte non saliva nessuno, che poi dite, anche voi. Luna non ha usato un Era qualcuno? No.
Cioè, ma siamo in rettilineo, lo vedi anche da te. E il Forcole è particolare perché c'è questa montagna bianca, calcarea, molto suggestiva. Sì, molto bella. Andrebbe vista col sole, che il bianco spicca ancora di più. Però vabbè, ci accontentiamo di vederlo alle 8:20 di sera, di una domenica. E quello là è Piz Bernina comunque, quello dietro. Quello davanti a noi? No, quello a destra. Ah, quello a destra. Ah, il Bernina? Beh certo, quello là è il Bernina. Ah. Questa comunque è la terra di nessuno, tra Italia e Svizzera. A giudicare dall'asfalto, però hanno asfaltato gli svizzeri. Arriva una macchina. Ok. Beh, oggi l'abbiamo fatta costantemente oltre 2000 metri, A differenza del giro Svizzera che li avevano superati solo a San Bernardino di poco. Oggi è tutto 2007, 2002, 2003. Si sentono tutti. Sì. È un freddo. Anche la dogana lì avanti si sente tutto. Ora guarda che non è del mestiere, si ferma. Si vede che non è del mestiere. Giù o su? Cosa vuol dire giù o su? Giù o su? Non lo so. E giù. No, andiamo verso Tirano. Bene, fans, Luna non se la sente. Ah, ma ho capito dov'è adesso questo posto. Buonanotte. Adesso mi ricordo da dove l'altra volta era chiuso. Che abbiamo fatto la foto in macchina. Luna Colombo si è svegliata all'alba delle 20:22. Buongiorno Luna. Non avevo capito che era questo l'ingresso. Ma Luna, ma tu non sei mezza strada neanche per sbaglio, ti rendi conto? Non lo sapevo. Ma tra l'altro c'è la 360 accesa, non ci sono superati neanche una volta. No, lo sapevo, infatti, però c'erano le macchine prima. Ah, sveglia. Avrissima. Sì, comunque il mio interfono ha decisamente qualcosa che non va. Lo sento gracchiare come una papera in calore. Ma il problema non è il gracchiare, il problema è che da quando mi è caduto il casco che ha picchiato l'interfono, sta facendo un po' i capricci. La rossa dei venti, che freddo fa, che freddo fa. Freddo, che miseria. Non me la sento, non me la sento, non me la sento. Guarda la capanna di Hagrid. Tirano 28 chilometri, 28 chilometri al caldo. Sono tanti 28, Che miseria. Brrr. Questa qua mi sa che è la curva dove... No, non è vero. No, era più indietro, mi sa. No, mi sa più avanti. No. Perché c'era il bosco dall'altra parte. Hai capito quale? Sì, quando Luca ha cercato di morire. Sì. Flashback. End of flashback. Ma è il tuo scarico che ha scoppiato? Sì. Ah, ok. E la passa? Ah, guarda, guarda, guarda che non se lo aspettava. No, infatti, mi fa questi scherzi. Boom. Dopo non me ne accorgo e ti schiaccio. Comunque hanno appena riasfaltato pure qua. Ah, si girano gli sghei in Svizzera. Ah, guarda che c'è il Velox. Ah, sì. Guarda il carrellino, vedete Fancy? Quant'è il limite? 50. In Svizzera mettono i carrellini con mobili che spostano di paese in paese in base a come gli gira, con sopra l'autovelox che prende da tutte e due le direzioni. Niente, se passate forte ve lo piazzo in quel posto. Cioè qua se c'è scritto 50 piuttosto si va a 40. Però fuori dai paesi è 80, comunque dai, è un bel andare 80. Su una strada di montagna. Boschiavo. Ah, senti che bella temperatura. Già sta meglio. Beh, secondo me anche qua parlano italiano comunque. Sì, qua a Poschiavo parlano italiano. Il ragazzo con cui sono uscita due ore prima che conoscessi te era di Poschiavo. Magari c'era più sghei di me. Bah,
cosa ne so io. Comunque mi aveva fatto cadere i maroni soltanto in 2 ore, quindi figurati. Cosa ha fatto? Ti aveva raccontato una barzelletta che mi faceva ridere? No, era proprio molle, come persona, cioè. Poi, cioè, prima volta che mi vedi, mi ha portato a fare un giro in macchina, tutto bene. Ma dove? E niente, lì tra Castione e Sondrio. Ma che merda, ti avesse portato il Bernina almeno. Infatti quando sono tornata a casa gli ho detto, beh grazie, ma tutto a posto, ciao. È stato un piacere, ma anche basta. Esatto. Beh, comunque se tutto va bene, per le 10:15 siamo a Bema. Bene. Ecco. Un altro. Che ridere se c'è il Velox più avanti. Infatti, la polizia. Più indietro c'era, quindi se sono venuti giù così. Beh, comunque se andavano giù così, sono passati davanti a quello, li vanno a prendere a casa. Occhio al binario, eh. Che merda. Sì. Bene fan, siamo arrivati in dogana. Chi non è del mestiere si ferma spaesato. Chi è del mestiere invece si dà uno sguardo intorno con circospezione. Poi passa la linea e dice: ah, Italia. Poi vede che qua non c'è nessuno, perché figurati chi ci deve essere alle 9 di domenica sera alla dogana italiana. E si vede, questa non è del mestiere. Adesso si ferma e scende a bussare. Ah, va la imbranata dell'ostie. E basta, siamo in Italia, adesso tempo una curva e si va verso l'infinito e oltre. Bene fan, siamo arrivati alla rotonda di Tirano, Italia. Adesso ci immettiamo sulla rotonda che ci porta sulla statale della Valtellina. Non ti sento. Oh, Luna in continuazione l'interfono che dice non ti sento. E io cosa ci posso fare, Luna? Non so cosa è successo agli interfoni. Nemmeno adesso. Capisci, no. Boh, ci rincontreremo prima o poi. Vabbè. Comunque siamo arrivati sulla statale. Visto che da qui in avanti è tutta una palla, direi che ci possiamo incontrare direttamente a Bema per i saluti. Mutismo per tutto il viaggio adesso. Fans, siamo arrivati. Siamo a Bema, sono le 10:05, che comunque è abbastanza presto. Senti, io la ficco dentro e poi ci pensi domani tu. Come te ne pare? Siamo arrivati a Bema e è stato un bel giro, impegnativo, tutti i passi sopra 2000 metri. Che freddo. Un freddo della Madonna, il tempo oggi non è stato molto dalla nostra parte, però vabbè dai, è andato abbastanza bene comunque, non ha piovuto e non siamo caduti. Esatto. Quindi molto bene. Fans, ci vediamo tra 2 settimane con un nuovo video. Ciao fans. Bei ricordi con i miei vecchi amici, ex amici, che dopo 30 km iniziavano a dire: mi fa male qui, mi fa male lì, e la schiena, e stai a casa. Infatti sono ex amici. Vabbè, ognuno fa il giro che vuole. Se devi fare 30 km prendi la Graziella. Vabbè, dai. E poi Mark the Biker insegna che puoi farne 100 con la Graziella intorno al lago senza allenamento. C'è chi può e chi non può. Lui può.